Bella a tutti lupacchiotti, chi vi parla è il Pastore The Wolf, benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, oggi ci ritroviamo dopo veramente un sacco di tempo su Batman. Sì, vabbè, su Batman, che cazzo sto a dire? Su Spider-Man, il regno delle ombre. Per chi si ricorda, l'ultima volta che avevamo combattuto secondo la gatta nera. Quando la gatta nera e quelli. E quelli che sarebbero dovuti essere. Cominciavo sto problema. E quelli che sarebbero dovuti essere dei goblin rossi. E quindi oggi vediamo un poco dove dobbiamo andare. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare, a condividere il video. E oltre a passare sul canale di YouTube, passare anche sul canale di Odyssey, dove sto ricaricando quasi tutti i video. Se il gioco non si bloccasse, sarebbe una gran cosa. Anda con la polizia, a posto, dove sta? Ok, stavamo raggiungendo una cosa qui, non so che cos'è, ma dovevamo raggiungerla. E come stavo dicendo prima che venissi interrotto, potete anche trovarmi su Odyssey, lascerò il link in descrizione, in cui sto ricaricando tutti i video, che quasi tutti i video, ma le cose sul come si suol dire, su sto canale. E quindi nel caso potete andarmi a seguire anche lì, possibilmente lì potrei anche fare qualche cos'altro, non lo so. E si imblocca, e si imblocca, che palle però. Forse siamo arrivati. Aspetta, com'è che si faceva per salire? Ecco. Vabbè, lassù deve essere il coso, ok. Smette di bloccarsi. Ah, coso. Mumbare. Ha dato il via a un'imponente operazione. Ok. Cosa ha organizzato un banchetto? Ha radunato parecchi uomini ben equipaggiati per eseguire diverse operazioni contemporaneamente. Ok. È una cena da sport. Veramente sembra che voglia annientare società di alta tecnologia una dopo l'altra, rubando progetti, distruggendo archivi, seminando il panico nel settore. Perché tutto questo? Generare il caos nei mercati, ottenere il controllo sulle tecnologie più preziose, i motivi sono molteplici. Pare che dovremmo impedirglielo.
Le sue forze sono già spiegate. Il furto della gatta nera era solo l'inizio. Dovremmo occuparci di loro prima di poterci dedicare a Kimping. Cosa mi puoi dire degli uomini ipertecnologizzati di quel ciccio bombo? A posto! La loro tecnologia è specializzata in operazioni aeree. Aspettati di vederli attaccare i piani alti dei grattacieli della città. Oltre ai velivoli che abbiamo incontrato prima, hanno anche delle truppe pesanti. Parlami di queste truppe pesanti. Kimping ha creato una divisione di truppe armate e corazzate altamente tecnologiche, in grado di camminare sui muri. Dobbiamo annientarle. Più grossi sono, più forte dovrò colpirli, ma non c'è problema, ci sto. Ehi, per me va bene lavorare con te e tutto il resto, ma... come dire... non conosco molto di te. Che cosa vorresti sapere? Non saprei, qualcosa. So solo che te ne vai in giro sul tuo velivolo e mi urli dietro. Sono al servizio di Khonshu. Bene, così ha tutto più senso. Grazie per il chiarimento. Khonshu è il dio della luna, protettore della vendetta. E tutti quei giocattoli te li fornisce Khonshu? Khonshu è una guida. Mi permette di vendicarmi di chi se lo merita. Interessante. Dal tuo punto di vista, chiaramente. Ok, allora facciamoci sconfiggi 50 truppe di Kingpin oppure salviamo del civile, ma sinceramente... Hai suggerimenti su come sistemare quei brutti ceffi? Eliminane il maggior numero possibile. Approccio diretto. Ok. Ho sbloccato sta missione e penso che... puttana, io. Che poi sembrano un sacco. Prima che si bloccasse. Mi ricordano un sacco i Hulkbuster di questo, però non mi sembrano gli Hulkbuster di... E già il primo è giù. Tira. Ma tira. Ma perché? Da che pezzo di imbecille. Pezzo di imbecille che non è altro. Non ci dovrebbe essere un altro. Forse è lassù. Chissà. Scusate se sentirete un poco di casini, ma siccome pensano ora a fare cose, non dopo. Pensano a fare ora. Signora, santa miseria, non è... Cosa? Ho visto bene, c'è il nostro carissimo coso qui. Di qua? Fattemela.
LT. Vero che ho premuto LT. Sali. Sali. Imbecilli. Dai, cazzo. Chiara. È che lui non voglia andare a Ferragosto, e questa è una cosa che, diciamo, devo non imparare, devo praticamente riuscire a farlo uscire, perché lui, lo so, lui è un ottimo creatore di videogiochi. Sto parlando di Giovanni Coco, a.k.a. Squalo Nero, però diciamo che si dovrebbe anche prendere un pochettino di riposo da tutto sto lavoro, quindi devo cercare di buongiorno, devo tornare da Moon Knight, però prima devo menassi tizi. L'imbecille che ma... Ma che vuoi? Boh, ma che sarebbe... A posto. Hai rovinato gran parte dei piani di Kingpin, Spider-Man. E tutto in una sola notte. Ok, tecnologia del glider. Spider-Man, dobbiamo scoprire la fonte della tecnologia usata dagli scagnozzi di Kingpin. Forse dovremmo acchiappare uno di quei glider che mandano in giro per il cielo e cercare il logo. A dire il vero, se mi porti uno o due componenti, potrei facilmente analizzarli e determinare da dove arrivano. Anche. Quando distruggi questi nemici, controlla se c'è qualche componente intatto e portamelo. Vedrò cosa posso fare. Ok, poi il secondo Kingpin. Temo di no. Le forze di Kingpin stanno già dando dei problemi alla polizia per le strade. Solo... Ok, ora vediamo prima di ripartire se riuscitore di, come si chiama, di Jonah Jameson è lo stesso degli anni della versione animata di... Sento che il Bugle non è il vero bersaglio. Di giustizia. Furbi a usare il Bugle per depistarci.
Che scena di merda! È arriva. Vediamo se ora. Ok. Rispondere al fuoco, sopprimeteli! Circondano l'edificio! Serve più potenza di fuoco! E la madonna! Le bombe vogliono far saltare il palazzo di giustizia! Ok, devo riuscire a disinnescare. Madonna! E te pareva? Sicuramente mi dà missione fallita, sicuro. Devo portar via le altre bombe, cazzarola. Dov'è, dov'è, dov'è? Eccola, eccola. Attenti, ne ho una innescata! Vai! La prima è stata giù. Attenti, ne ho una innescata! Dai! Ok. Come bombe penso che siamo a posto. Ora devo. Ok. Oh no, ne hanno attivata un'altra. Due palle. Attenti, ne ho una innescata. Grazie ragazzi, mi sono esaltato. A volte non riesco a contenermi. Dai! Tardi. Vai! Ok.
che stanno a portare. Sembra che stanno portando qualcosa di grosso. Grosso. La madonna. No, non era quello che volevo fare. Comunque devo capire anche perché si sta abbassando il frame così tanto. Non riesco a capirlo. Ai! Ma porco! X? A? B? Vai! Vai! Cazzo! Ottimo! Proprio lei! Proprio lei! Proprio lei! Cazzarola! Sì, certo! Qualche altro colpo? No, sai... Sai, me ne mancavano nel mentre... Via! Che cavalle che non è altro... Ma basta! Devo pensare prima di cose. Sti pezzi di merda. Mezzo posto distrutto qui. Ma perché la lanci da un'altra parte? Ma va bene. Fa un culo, va. Culo. Ma basta! Ma chi è che rompe i coglioni dall'alto? Va bene, i coglioni down. Wow! Va bene. Non la faccio più. Lanciagli qualcosa contro! Ma prendilo! Lancialo! Cazzo! No!
Lancia! Va bene, sì, come no! Oh! Due coglioni! Ma basta! Ma poi quello l'avevo distrutto! Ma che storia è? Ma per favore! E vabbè, due coglioni, che gran porco, fa bestemmiare la Madonna. E cazzo, l'hai prima distrutto. Sono riuscito a distruggere, minchia, stavamo nascendo scemi. Ma porca vacca. Prima di tornare da Moon Knight e finire di registrare questa cosa, devo assolutamente sbloccare il coso. E ora non posso, non so più perché. Spider-Man, il Bugle era una pista fasulla. L'avevo già capito a metà dello scontro al Palazzo di Giustizia. In quel senso sono piuttosto sveglio. Ho seguito alcuni uomini di Kingpin. I pochi sopravvissuti si sono dileguati qui vicino. Probabilmente si sono infilati in una base segreta. È tipico. Dobbiamo controllare. Potrebbe essere il luogo di approvvigionamento delle loro armi. Sono d'accordo. Muoviamoci. Sì, andiamo. Si taccerò la zona alla ricerca. E io rischierò la pelle in truppa. Buona fortuna. Anche a te. Kingpin, hai mai avuto a che fare con lui? A malapena. Oh, quante ne avrei da raccontare. Non solo su di lui, tutta... Ah, lo... già. Però... Siamo tutto. Andiamo sulla base segreta. Ma io vorrei finire anche di registrare se fosse possibile, Ma perché non me lo sblocca? Perché? Maledetto, non me lo sblocca ancora. Cavolo, siamo finalmente giù. Che cazzo dobbiamo fare ora? Questo posto ha tutti i presupposti per essere una base segreta. Dio li fa e questa poi... è la tua nuova attività? Complimenti. Vattene ora finché sei in tempo. Sono contento che tu abbia trovato lavoro in questo settore. Cosa vuol dire? Mi darti una lezione. Ti giocato. Più forte che mai. Oh oh. Mentre è l'S dovrebbe essere questo qui in una direzione, poi sarebbe più A, ok. Forse ti serve una pausa. Ah, porca. Non puoi sfuggirmi! Certo che posso, anzi. Ah,
Aspetta che ritorni giù. La potenza delle mie ali ha spaventato il piccolo Spider-Man. Come non mai? Mica guarda quando ci abbiamo torto. Sto figlio di una mignotta. Chiedo scusa per il fatto di scusa di audio maledetto. Io ti annienterò! Cavolo, avete dovuto spostarmi! Di essere leale. Ma tu sai che io a volte non sono leale nemmeno se li prei. Questi tizi mi porteranno dal Pennuto. No, 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 no! Spidey! Spidey! Poi anche i volanti mi aiuteranno a Avvoltoio. Si è sentito uno di quelli fare sono volato giù. Vedi? Vedi?
Dai! Dai! Dai che ce l'ho fatta! Dai che ce l'ho fatta! Che lo maledetto! Fanculo, se! Se! Vai a cagare, Tums! Vai a cagare! Ma i tuoi svolazzanti giorni sono finiti. La polizia arriverà tra poco e ti riporterà nella tua gabbietta. Avevo detto che avrei fatto diversamente, però mi trovo costretto a fare sta cosa. Vediamo se ora posso sbloccare. No, non la posso sbloccare. Basta. Perché non posso? Perché non mi vale smancare questo? Arrivo che dai che devo arrivare poi. Però già concludiamo qui. Aspettiamo che se siamo a famosa di Le forze di Kingpin si stanno radunando. Hanno nascosto armi segrete e creato aree operative per portare avanti le loro attività criminali. Ok. Sì, lo so, me l'ha detto un uccellaccio puzzolente. Scusa, ma non ti seguo. Inoltre, gli ultimi rapporti della polizia parlano di strani movimenti. Davvero? E se lo dici tu, non può che... È una cosa seria. Scusa, ok. È stato rilevato un numero insolito di aggressioni e misteriose. Ci deve essere qualcosa. È proprio quello che... Ah, ok, una cosa alla volta. Vedrò di porre fine alla follia di King. Mamma mia. Non può cazzi. Spero che questo... terzo... un quarto episodio, non mi ricordo, di Spider-Man, il regno delle ombre, vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un commento e mi piace, come sempre invito anche a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione, come sempre vi invito anche a supportare il canale con un mi piace, con un commento, con la condivisione e con l'iscrizione al canale, come sempre vi invito anche a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione, a commentare, a condividere il video e a passare sia sul canale di YouTube che sul canale di Odyssey, dove troverete tanti nuovi video. E niente, pochiotti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!